Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con parlando di rifiuti perché è stato accolto positivamente il nuovo piano regionale dei rifiuti da poco messo a punto dalla Regione Abruzzo. WWF e Lega Ambiente chiedono però alcuni correttivi e un impegno preciso per il rispetto delle tempistiche contenute nel documento. Obiettivo: evitare gli inceneritori. Il servizio è di Alfredo Primante. WWF e Lega Ambiente sono sostanzialmente soddisfatte del nuovo piano dei rifiuti varato dalla Regione Abruzzo. Valutato positivamente soprattutto il rafforzamento dell'economia circolare, in grado, dicono, di offrire nuove opportunità di lavoro e una migliore qualità della vita dei cittadini. Quello che viene osservato è il ritardo con cui si sta mettendo mano all'impiantistica, centro del riuso, centri di raccolta e piattaforme ecologiche. Poi c'è l'obiettivo del 70% di differenziata nel 2022 che per WWF e Legambiente può essere conseguito solo attraverso una spinta decisa al porta a porta, soprattutto nei grandi agglomerati urbani. Da questo punto di vista un incentivo importante alla differenziata potrebbe arrivare dall'introduzione della tariffazione puntuale delle utenze domestiche. Sicuramente va fatto un ragionamento di tariffa puntuale in maniera tale che si paghi effettivamente ciò che io produco di rifiuti, ciò che io mando ad indifferenziato e se non faccio una buona raccolta differenziata. Questo è un sistema importantissimo che non solo convince ancora di più il cittadino, tra l'altro un sistema sperimentato in tantissime realtà, quindi voglio dire non così difficile da implementare. Soprattutto noi chiediamo un'azione maggiore nei confronti di quei comuni che sono cosiddetti superiori ai 20.000 abitanti. Questo perché? Perché è lì che ci sono la maggior quantità di rifiuti e lì che si deve intervenire fortemente. Lo sparacchio da evitare e respingere resta quello degli inceneritori. La Regione, attraverso il sottosegretario Mazzocca, ha più volte dichiarato che questo piano dei rifiuti punta ad allontanare l'ipotesi di costruzione degli impianti previsti dal Governo nazionale. Affinché così sia, dicono le associazioni ambientaliste, bisogna fare presto e bene. Ovviamente il piano deve essere portato a compimento, è sempre un'azione, diciamo, di contrasto tra quella che è l'azione governativa nazionale e quella che la Regione sta cercando di mettere in campo, appunto puntando su delle politiche di economia circolare. E il problema vero è capire come usciamo fuori da questa fase di transizione, e quindi è un'attività che va attenzionata, supportata affinché vinca il discorso dell'economia circolare, che è anche un discorso a nostro avviso molto simile al tema della petrolizzazione e della cementificazione, ovvero un nuovo modello di gestione non solo ambientale, economica, ma anche sociale. Intanto la Regione ha inviato al Ministero dell'Ambiente una relazione contenente le previsioni di fabbisogno di incenerimento stimate in 57.000 tonnellate annue, oltre il 50% in meno rispetto alle stime governative. Tali quantitativi, secondo la Regione Abruzzo, non giustificano la costruzione di un impianto di incenerimento. E visita dei carabinieri forestali di Pescara stamattina all'ACA. Sono stati sequestrati gli atti gara per l'adeguamento del depuratore di Pescara, appunto. I carabinieri hanno eseguito il sequestro su disposizione della Procura di Pescara. Il PM è Anna Rita Mantini. L'inchiesta della magistratura riguarda l'adeguamento del depuratore dell'importo di oltre 7 milioni di euro. La Procura ha ipotizzato il reato di frode nelle pubbliche forniture a carico di ignoti, poiché la gara è stata bandita con il permesso di costruire e l'autorizzazione regionale, entrambi scaduti. Ancora news, è terminata questa mattina intorno alle 4 la riparazione del guasto che rischiava di aggravare la già critica situazione acqua in Val Vibrata. Ad annunciarlo la Ruzzo, che sottolinea come i disagi per la popolazione siano stati molto limitati grazie ad alcune manovre preventive sulla rete che hanno consentito di far pervenire comunque parte del flusso alla vallata attraverso altre adduttrici. Restano in ogni caso le criticità relative all'approvvigionamento idrico collegate al perdurare delle alte temperature e agli elevati consumi pro capite registrati, che, come sottolinea il Ruzzo, saranno superate appena verrà rilasciato il nulla osta alla messa in esercizio del potabilizzatore di Montorio al Vomano. Il nulla osta da parte degli organi di controllo preposti secondo l'acquedotto è atteso nelle prossime ore.
Cronaca adesso, insegue un coetaneo con lunghe forbici per colpirlo. La squadra mobile dell'Aquila ha denunciato così un giovane aquilano residente a Rieti con numerosi precedenti. Daniela Rosone. Un aquilano di 26 anni è stato denunciato per minacce aggravate e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Nella tarda serata di ieri, infatti, il personale della squadra volante della questura è intervenuto presso il terminal di Colle Maggio, riuscendo a fermare in tempo, fortunatamente, un giovane aquilano, residente a Rieti, con numerosi precedenti di polizia, mentre, armato di una forbice di circa 22 cm di lunghezza, inseguiva un giovane cittadino marocchino, suo coetaneo. La discussione tra i due è sorta all'interno del bar del terminal bus per motivi legati a situazioni pregresse evidentemente ancora in sospeso. L'aquilano nel diverbio ha reagito in modo scomposto e ha inseguito il marocchino costringendolo alla fuga. Gli agenti di polizia hanno notato poi il giovane italiano inseguire il fuggitivo con il chiaro intento di colpirlo con l'oggetto appuntito che brandiva nella mano, poi rivelatosi essere una lunga forbice. Dunque hanno interrotto l'inseguimento riuscendo a intervenire e a disarmare l'aquilano prima che portasse a termine il suo proposito criminale. Dopo gli accertamenti di rito, il giovane aquilano è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di minacce aggravate e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Ancora cronaca, l'incontro tra Fitim Koldashi, albanese di 27 anni, con il rom Manuel Spinelli di 22, sfociato poi nell'omicidio di quest'ultimo, sarebbe stato casuale. E quanto emerso dall'interrogatorio in carcere a Koldashi, arrestato per omicidio, avvenuto qualche giorno di distanza dalla dimissione dall'ospedale. L'albanese ha scelto di parlare al GIP Giovanni De Renzi raccontando la sua versione dei fatti, che sostanzialmente conferma quanto ripreso dalle telecamere di sicurezza presenti nell'area. Assistito dai suoi legali, gli avvocati Paola Pedicone e Antonio Di Gaspare, Koldashi ha confermato la casualità dell'incontro, le parole grosse volate con i tre rom, la decisione di scendere per rispondere e poi la scazzottata. Il 27enne ha dichiarato di aver tirato fuori il coltello che portava con sé solo per difendersi e di non essersi accorto della gravità della situazione. Una versione che confermerebbe quanto emerso fino ad oggi dalle indagini delegate al nucleo operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo, coordinati dal capitano Roberto Petroli. Spinelli il 20 giugno scorso era stato a cena con il padre e un'altra persona in una pizzeria di Alba Adriatica. All'uscita l'incontro casuale con l'albanese che in quel momento stava passando in auto. Secondo la ricostruzione di quella sera, l'albanese sarebbe passato vicinissimo al gruppetto con la macchina. I filmati hanno ripreso l'albanese scendere dall'auto, iniziare a discutere con i tre, poi la scazzottata. Nel video si vedrebbe anche uno dei tre rom cercare di sedare la rissa ma senza riuscirvi, poi i fendenti sferrati dall'albanese con due coltellate che hanno raggiunto mortalmente Spinelli al volto e al cuore. Cambiamo decisamente argomento. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, continua a scrivere ad ANAS per la messa in sicurezza delle gallerie sulla variante alla Statale 16 che attraversa la città e che è stata teatro di recente, lo ricorderete, di un incidente in cui ha perso la vita un 29enne di Rocca Montepiano, Vito Liberatore. Luciani chiede l'installazione di tutor e di sorpassometri, questi ultimi promessi nel 2011 e mai entrati in funzione. Ascoltiamo il sindaco. Io sono veramente arrabbiato con ANAS perché questo argomento torna tristemente alla ribalta ogni volta che c'è un incidente grave. Però per noi è sempre stata la ribalta. Finalmente abbiamo ottenuto un successo, guardate qui. Questo è un articolo che pubblicava un giornale, un quotidiano locale. Gallerie, arriva il sorpassometro dopo una nostra ennesima sollecitazione. Peccato che questo articolo ha la data del 3 settembre 2011. E da allora non abbiamo mai smesso di scrivere alla prefettura, all'ANAS, alla regione, a tutti i soggetti interessati, senza però ottenere nulla. Nell'ultima lettera che ho qui, che è del 20 giugno 2017, protocollata col numero di protocollo 21252 del Comune, rileviamo anche che dopo le gallerie e le piane c'è il tratto di illuminazione spenta ormai da un anno e mezzo, due anni, e non si capisce come una società come ANAS S.p.A. non riesca a fare una riparazione di un impianto o per fare una riparazione di un impianto ci metta due anni.
Ma c'è di più, abbiamo chiesto come comune di intervenire noi direttamente, ci dessero l'autorizzazione a installare un sorpassometro o un sistema tutor, lo facciamo noi a nostre spese come comune di Francavilla al Mare, ma ci è stata negata l'autorizzazione perché l'allora capo compartimento dell'ANAS ci disse no, ANAS fa le convenzioni con la polizia stradale e quindi lo faremo noi, sia tranquillo, e fece uscire questo articolo che vi ho appena fatto vedere. 6 anni, altri 2-3 incidenti mortali, incidenti continui, gallerie pericolose, e non sappiamo più a quale santo rivolgerci per questa cosa. Che qualcuno inizi a pagare per le sue responsabilità, ora basta. Io pretendo che ANAS intervenga domani mattina, non fra un anno, 6 mesi, no, domani mattina deve venire il capo compartimento ANAS a Francavilla, io lo accolgo, e deve dirmi i tempi di intervento, perché questa situazione non può andare oltre. Le gallerie tra l'altro sono vitali per Francavilla, insomma Francavilla ha atteso anni che si aprissero queste nuove vie di comunicazione che tolgono traffico dal centro città. Senza quelle gallerie Francavilla diventerebbe immediatamente una città invivibile. Io devo dire che dei passi avanti sono stati fatti, piccoli passi avanti, sono state ristrutturate queste gallerie, certo ci si è chiesto perché avessero bisogno di ristrutturazione a pochi anni dalla costruzione, tutto bene, ANAS ha ristrutturato e quindi qualcosina è stato fatto, ora deve agire sulla sicurezza degli utenti. Sciopero degli straordinari alla Sevel di Atessa, la FIOM CGL ha infatti proclamato 8 ore di astensione dal lavoro per i sabati 1 e 8 luglio e domenica 9 luglio. La Sevel, dice una nota della FIOM, ignora ancora una volta le esigenze e le difficoltà di chi lavora in fabbrica. Sono 5 le giornate interessate da straordinari e turni di recupero e c'è chi finora ha già prestato da gennaio a oggi lavoro sul weekend per ben 12 volte, un numero elevatissimo. Riteniamo la decisione assolutamente sbagliata perché le temperature sono altissime e perché dopo aver profuso tanto impegno è giusto essere messi nelle condizioni di poter dedicare del tempo alle famiglie. Di fronte a volumi in crescita, l'azienda avrebbe dovuto assumere a tempo indeterminato le persone che già da tempo lavorano in una condizione di precarietà contrattuale. Va inoltre sottolineato, aggiunge la FIOM, che nel corso degli ultimi anni i carichi di lavoro sono cresciuti a dismisura, le pause ridotte, gli straordinari sono diventati una pratica normale e le ferie fruite in periodi non compatibili con le esigenze di chi lavora. E all'Aquila c'è un nuovo presidente per la CNA, si tratta di Gianfranco Torelli, confermato il direttore Agostino Del Re, sono i responsi dell'assemblea elettiva svoltasi nella nuova sede dell'associazione. Germana Dorazio. Connessi al cambiamento. È stato questo il titolo dell'assemblea quadriennale elettiva della CNA all'Aquila che si è svolta nella nuova sede dell'associazione, sempre in via Pescara. Alla presenza di autorità istituzionali e tanti associati, il nunzio apostolico Monsignor Orlando Antonini ha tenuto a battesimo l'apertura della nuova sede della CNA all'Aquila. L'Assemblea poi ha rinnovato gli organi del Consiglio Direttivo, i revisori dei conti e l'ufficio legale. Agostino Del Re rimane il direttore dell'associazione che ha condotto per 20 anni, anni duri di cambiamento e lavoro, ma che non hanno mai perso di vista il territorio e la coesione tra gli associati. Le potenzialità dell'artigianato è che noi abbiamo in Italia che il 97% è sotto a 10 dipendenti, quindi pertanto detiene il 55% dell'occupazione e il circa il 50% del prodotto interno lordo. Chiaramente le difficoltà della piccola e media impresa sono quelle di poter far capire a quello che sono in realtà spesso istituzionali, politiche e anche di governo qual è il vero ruolo dell'artigianato. E mi spiego ancora meglio, laddove la impresa oggi come oggi si adopera e insiste nel radicarsi e sviluppare tutta la sua economia nel territorio, poi non c'è il cosiddetto ritorno. E nella fattispecie anche il mondo del credito a volte non è sensibile a quello che può essere la realtà che noi rappresentiamo. È stato poi nominato il nuovo presidente della CNA L'Aquila, Gianfranco Torelli. Ma certamente la prima sfida è un cambiamento, andare verso nuovi mercati, nuove opportunità,
riscoprendo e supportati dai valori fondanti della CNA, che sono quelli del lavoro onesto naturalmente, del saper fare. E le sfide sono nella valorizzazione di queste abilità. Questo è l'aspetto più importante, attraverso delle politiche che bisogna sviluppare d'accordo con le amministrazioni per poter trovare un ambiente adeguato e idoneo a far sviluppare le competenze che questo territorio, queste abilità che questo territorio dispone. Il trasporto pubblico di Lanciano manca di informazioni essenziali, come prescritto dal codice della strada. È il risultato dell'indagine presentata ieri da Arco Consumatori e Ascom e non si hanno notizie del paventato piano urbano del traffico. Vediamo. Arco Consumatori e Ascom denunciano il persistere del disinteresse e dell'incuria da parte del Comune di Lanciano di dotare la città di un sistema di fermate degli autobus che garantiscano informazioni, protezione dalle intemperie, accessibilità e sicurezza agli utenti come prescritto dal codice della strada. Lo chiedono i cittadini e le forze produttive, dicono in conferenza stampa Franco Veni e Angelo Allegrino, ma soprattutto lo richiede lo sviluppo turistico della città che, oltre alle piste ciclabili, deve poter contare sul trasporto pubblico per ridurre il traffico, l'inquinamento e garantire la funzionalità ed efficienza del trasporto pubblico. Dal sondaggio fatto da Arco, che ha attestato con propri rilevatori la qualità percepita del servizio fornito dall'azienda di Fonso, titolare della Convenzione del Trasporto Urbano, è emerso che tutti i parametri testati sulle principali 10 linee in vigore sono risultati corretti e positivi, sia dalla rilevazione diretta effettuata sui mezzi, sia dall'opinione degli utenti verificata alle fermate. Ciò che manca dunque è il servizio a terra, ma che fine ha fatto il piano urbano del traffico? Soprattutto per quanto riguarda le attrezzature a terra, cioè mancano le pensiline, la gente conosce a malapena i percorsi che fa abitualmente ed è costretta a scendere e salire in posti così non certamente segnalati e spesso a rischio. Quindi è un trasporto che, nonostante la qualità del servizio sugli autobus, che devo dire per le nostre indagini sono buoni, efficienti e con un personale anche adeguato, per quanto riguarda tutta l'attrezzatura a terra siamo nella casba, cioè non c'è un riferimento, non si sa dove vanno a finire gli autobus. Questo pomeriggio alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di Pescara si svolgerà la presentazione del libro Le imprese oltre la crisi del professor Oronzo Trio, docente dell'Università del Salento. Oltre all'autore del libro interverranno la commercialista Luana Cinzia Rosselli e lo scrittore Alfredo Carosella. Il volume analizza la crisi economica scoppiata all'indomani del fallimento della Lehman Brothers e le conseguenze su consumatori e imprese e le strategie proattive per fronteggiare la recessione. Una delegazione della città cinese di Fuzhou, capitale della provincia del Fujian, questa mattina è stata ricevuta nel palazzo di città di Pescara. Si tratta per eventuali investimenti cinesi nel settore dello sport. In discussione anche il progetto della cittadella sportiva messo a punto dall'amministrazione Alessandrini. Sindaco, ospiti in città una delegazione di investitori cinesi, insomma Pescara si apre all'Oriente. Sono stato in Cina 3 settimane fa circa, sul solco che il sistema produttivo abruzzese guidato da Proger, da Pescara Calcio e da Camera di Commercio aveva tracciato nell'immediatezza dopo Pasqua. I tempi sono rapidissimi e già c'è il progetto è una realtà. Il governo cinese va molto sul serio sul calcio, ha previsto obiettivi, vincere la Coppa del Mondo entro il 2050 e finanziamenti. Il calcio è una passione naturalmente collettiva, però è anche un modo per entrare nelle società e nelle economie dell'Occidente. Il progetto è quello di costruire le football town, le chiamano loro, cioè delle porzioni di città in cui ci sia uno stadio, in cui ci sia un'accademia per il settore giovanile, più spazi commerciali. Oggi siamo qui per stabilire reti e relazioni, per favorire la visita del mio omologo sindaco di Fuzhou, questa città che conta 7 milioni e mezzo di abitanti, che è la capitale di una provincia importante anche dal punto di vista della geopolitica, perché il leader del Partito Comunista Cinese viene da lì.
e quindi oggi lavoriamo per essere come Marco Polo con 800 anni in più. Avete proposto il progetto della cittadella dello sport, quello che avete presentato qualche giorno fa? Di questo ci hanno chiesto lumi, ne parleremo direttamente col sindaco di Fuso allorché dovrebbe essere la seconda settimana di agosto, anche in concomitanza appunto al fatto che degli allenatori delle giovanili della Pescara Calcio stanno partendo per la Cina per stare a spese del governo cinese, per stare un mese onde diffondere appunto la pratica del football e portare poi ospite qui a Pescara una delegazione di 15 ragazzi cinesi che saranno un po' le avanguardie di questo rapporto che dal calcio appunto mira ad ampliare il proprio ambito di operatività. E allora adesso apriamo la pagina di sport. Di ritorno dalle sue intense giornate di mercato a Milano, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha fatto il punto ai nostri microfoni. L'operazione Gans sarà ufficializzata dopo il 1° luglio. Circa le cessioni dei pezzi pregiati, se ci saranno, non avverranno con la formula del prestito. Il servizio è di Paolo Renzetti. 1 luglio si apre ufficialmente il calciomercato Pescara, presidente Sebastiani, però già al lavoro da settimane, sono arrivati anche nelle ultime ore i primi colpi, soprattutto quello di Gans, importante, un giocatore fortemente voluto da Zeman. Ma intanto non è nulla di ufficiale, stiamo parlando con la Juve di Gans da qualche giorno, prima del 30 non si potrà fare nulla perché hanno sicuramente altre cose da fare ben più importanti e poi la prossima settimana cercheremo di definire in maniera tale da avere i giocatori pronti per il giorno del ritiro. Questione Koulibaly, come procedono le trattative? Questo giocatore molto seguito che però non vorrebbe giocare il prossimo anno in una squadra primavera ma in una prima squadra. Koulibaly sicuramente è un ragazzo che ha fatto 10 presenze in Serie A e nella sua mente c'è di continuare a giocare in una prima squadra, quindi è chiaro che gli interessi dei club importanti, soprattutto Inter e Juve, loro nella loro mente hanno anche la Youth League, perché hanno le primavere che fanno la Youth League e quindi sarebbe un pochettino da questo punto di vista un motivo di freno da parte del ragazzo, però non c'è fretta, c'è tempo, vedremo se riusciamo a fare qualche operazione anche intelligente come quella che abbiamo fatto l'anno scorso tra Caprari e Biraghi. A proposito di Caprari, si è letto sui quotidiani che il Pescara da questa operazione tra Inter e Sampdoria incasserebbe una cifra vicina ai 5 milioni di euro, è così? Ah, più o meno sì. Nemushai, Biraghi, Zampano, Benalì probabilmente andranno via? Ma nella mente di questi ragazzi sicuramente c'è quello di poter giocare un campionato di Serie A, però per giocare un campionato di Serie A ci vogliono le richieste. Io ho già detto a loro, a tutti, a loro, ai procuratori, che i giocatori importanti del Pescara non si muovono in prestito secco e quindi non siamo già d'accordo su questo punto. Siccome sono giocatori importanti che con Zeman o da un'altra parte farebbero comunque bene in un campionato come quello di Serie B, quindi noi siamo felicissimi se questi 4-5 nomi di cui tu hai parlato restassero a Pescara, che significherebbe non andare a prendere sostituti. Ce l'abbiamo in casa, penso che un giocatore come Zampano possa essere assolutamente inserito nel modulo di gioco del mister, come lo è Biraghi, come lo è il capitano, come lo sono anche gli altri Benali. Può giocare dove vuole, quindi non è un problema, però è chiaro che le aspettative dei ragazzi sono diverse. Scendiamo in Lega Pro, adesso andiamo in casa a Teramo perché manca solo l'ufficialità, ma la società biancorossa avrà un nuovo direttore generale. Si tratta dell'ex DG del Celano Emilio Capaldi, che prenderà il posto di Gianluca Scacchioli. Sul fronte mercato c'è al momento il no, del centrocampista Bruno. La società sonda i profili di alcuni attaccanti. Nei giorni scorsi c'è stato un contatto anche con Felice Evacuo. Andrea Costantini. Emilio Capaldi sarà il nuovo direttore generale del Teramo. Nel nuovo organigramma prenderà il posto di Gianluca Scacchioli. Capaldi per molti anni è stato l'anima del Celano, portato dai dilettanti fino alla seconda divisione, grazie ad una gestione attenta, oculata e improntata sui giovani. Ne è stato in particolare il direttore generale, specie sotto la presidenza Piccone. Nelle ultime stagioni, dopo l'addio dello storico presidente, Capaldi è stato anch'egli presidente e amministratore unico della società e porta con sé un bagaglio di esperienza non indifferente.
Sul fronte tecnico invece nelle ultime ore il DS Giorgio Repetto ha incassato il no di Alessandro Bruno. L'esperto centrocampista di Benevento dopo 2 anni e mezzo al Pescara si accinge a cambiare casacca, ma il suono potrebbe non essere definitivo. Bruno potrebbe vagliare altre soluzioni. In Serie B si registra un interessamento dell'Avellino. In caso di mancato accordo con una compagine della cadetteria, Teramo potrebbe tornare in auge, sempre che Repetto non viri decisamente altrove. Resta forte l'interesse del Teramo per il trequartista del Bassano, Roberto Candido. La dirigenza del Teramo è in costante contatto con l'agente del calciatore e a breve si potrebbe chiudere. Così come il Diavolo resta sempre fortemente interessato al gambiano di proprietà del Chievo, Yusufa Bob. Repetto sta lavorando sulla modalità del trasferimento. Il club clivense opta per il prestito secco. Il Teramo vuole il prestito con diritto di riscatto. Per l'attacco non c'è ancora un obiettivo forte, ma la società è vigile e sta sondando alcuni profili. Qualche giorno fa, ad esempio, sembra ci sia stato un contatto tra la dirigenza teramana ed il centravanti Felice Vacuo, che nell'ultima stagione ha giocato a Parma nella prima parte, segnando su rigore il gol del pari contro il Teramo al Tardini, per poi trasferirsi nel girone A all'Alessandria da gennaio. È chiaro che però il possente centravanti di Pompei, seppur alle soglie dei 35 anni, viaggi ad un ingaggio elevato per le casse del club di Campitelli. Sul fronte delle partenze è stato trovato un accordo sulla buona uscita con il difensore Raffaele Imparato, che così rescinderà il contratto con scadenza giugno 2018 e potrà accasarsi altrove. Parliamo di ciclismo adesso. Presentazione questa mattina a Roseto degli Abruzzi della sesta tappa del Giro d'Italia femminile, che parte domani da Aquileia. Mercoledì prossimo le migliori cicliste del panorama mondiale si sfideranno su un circuito di 29 km da ripetere 4 volte. Vediamo. Assessore Paolucci, questo per l'Abruzzo è un anno rosa, un'estate rosa, partita dal Blockhouse che terminerà mercoledì a Roseto degli Abruzzi con il Giro d'Italia femminile. In mezzo abbiamo avuto anche gli Under 23. Ma è stata una grande stagione di iniziative volte ad incentivare la promozione territoriale per via e nella sponsorizzazione che abbiamo voluto intraprendere sui grandi eventi. Un anno dedicato al ciclismo perché riteniamo che sia uno sport dannatamente in positivo popolare, cioè rivolto davvero a tutti, e che lega professionismo e ovviamente anche la parte dilettantistica, e che ha visto davvero l'Abruzzo essere protagonista. È una grande vetrina, è un grande modo per promuovere il territorio ed è, diciamo, l'occasione per coniugare, oltre alle iniziative sportive, anche quelle altre iniziative che legano il mondo dell'economia. Il fatto di investire sulla ciclopedonabilità e allo stesso tempo mettere insieme tutti quegli eventi che fanno conoscere il tuo territorio e poi fanno conoscere delle realtà in cui è possibile fare turismo sportivo, credo che sia davvero la scelta migliore per quanto riguarda il rilancio della nostra regione. È veramente un orgoglio per la nostra città. Tra l'altro io sono un'appassionata di bicicletta, quindi auspico sempre di più che la bicicletta sia il mezzo di locomozione anche per muoversi liberamente per le città. Sì, sicuramente questo Giro Rosa è un quid in più per la città di Roseto in un momento turistico, quindi far conoscere le nostre colline, il nostro mare, perché prende tutta la provincia di Teramo, per finire si parte da Roseto e si ritorna a Roseto. C'è tantissimo ciclismo quest'anno in Abruzzo, ma del resto l'Abruzzo è una regione che storicamente ha fatto tanto ciclismo, ha organizzato tanti eventi, che ne so, siamo a Roseto, possiamo ricordare il meeting dei giovanissimi pionieri, quindi sono tantissimi eventi che l'Abruzzo organizza. Questo è un anno particolare perché anche in sinergia con la regione Abruzzo abbiamo portato tutti i giri d'Italia qui in Abruzzo con delle bellissime tappe, fino ad oggi grandissimi successi. Sono convinto che anche Roseto sarà un grande successo, perché non sarà forse un percorso impegnativo come quelli degli altri giri, però una gara a tappe ha bisogno anche di tappe come queste. Sarà una tappa per velocisti, dove speriamo anche di vedere una ragazza abruzzese di adozione darci vanto. Torniamo al calcio adesso. È stato presentato ieri il nuovo allenatore del Lanciano, Alessandro Del Grosso, fortemente voluto dal neopresidente De Vincentis, che lo aveva lanciato 2 anni fa a Francavilla.
Alessandro De Grossi, innanzitutto benvenuto a Lanciano. Grazie, un bentornato, ritornato. No, devo dire contento di aver fatto una scelta importante, di essere in una società importante come questa, ma di avere accanto una città come Lanciano e come tutti i frentani. Al di là di ogni categoria, questo per te è un interesse, non è interesse, hai sposato il progetto. Sì, ho sposato il progetto, non si può rimanere senza calcio, dopo che ha fatto la Serie B, una città come questa, io ho visto tante partite in Serie B quando ero qui a Lanciano, perciò quando mi hanno detto che c'era questa possibilità, 2-3 settimane fa, diedi subito il mio consenso per cercare di arrivare a questo progetto. Settimana scorsa ci siamo incontrati, abbiamo visto e ho dato la mia disponibilità, il presidente l'ha accettata, perciò siamo qui per cercare di tutti quanti insieme, non solo io ma la squadra, la tifoseria, insomma tutta la città di Lanciano, insieme a tutti i frentani. Ecco, io dico sempre questo perché Lanciano è dei frentani, non è di Del Grosso, che Del Grosso oggi c'è, domani non c'è, ma loro invece ci sono sempre, perciò speriamo di iniziare bene, cercare di vincere subito questo campionato, che non è facile neanche per me, però ci siamo messi in trincea, perciò risorgeremo come la Fenice, diciamo, che si autodistrugge per poi ricrescere sempre meglio, perciò questo è cercare di fare quest'anno per poi vedere un futuro più roseo. Ecco, il tuo programma, il tuo progetto su base, immagino triennale? Sì, è un triennale per cercare di portare questa città, questa tifoseria, tutti quanti più in alto possibile. Sarà dura, sarà difficile, saranno anche dei momenti difficili, però è proprio lì che dovremmo stare più accorti, più attenti e più uniti, perché si è visto un anno senza calcio, città di Lanciano un po' rimanere. E questo era il nostro ultimo servizio, il TG6 si chiude qui, ma la seconda edizione ci sarà alle ore 19 e poi la chiusura alle ore 23. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.